Come sapete, Ucraina adesso vive un periodo tragico, periodo della guerra. Purtroppo, la gente soffre molto, purtroppo le intere famiglie devono scappare da Ucraina per trovare pace, con le famiglie, con i bambini, con persone anziane. Noi anche come Salesiani abbiamo dovuto portare via dall'Ucraina i nostri bambini di casa famiglia, perché è un periodo anche terribile per loro, quando si sentono le sirene, quando sanno che può arrivare qualche missile, qualche bomba, e certo ognuno ha paura e ognuno cerca il posto più sicuro che c'è nel posto dove abita. Abbiamo portato lì in Slovacchia, nelle comunità salesiane, nelle famiglie che hanno preso loro, in particolare bambini piccoli, hanno e curano, lì stanno in pace e siamo contenti di questo. E noi abbiamo preso impegno di aiutare ai profughi. Abbiamo tanti posti di ospitalità, riceviamo la gente di tutta l'Ucraina, cerchiamo di dare qualche fiducia a loro, di aiutare, di vivere questi momenti difficili più tranquillo. Anche cerchiamo di organizzare aiuto all'est Ucraina, dove la gente vede. La gente non ha niente magari da mangiare, già da vestire, allora procuriamo in quello che possiamo a loro che abbiano qualcosa per la vita. Abbiamo le comunità a Leopoli, a Kiev, a Dnipro, anche la provincia polacca, le comunità in Zhytomyr, Odessa, Korostyshyv, cioè dappertutto i salesiani rimangono con la gente fino alla fine e speriamo che questa fine arrivi prima possibile, fine della guerra. Voglio ringraziare alla missione Don Bosco che ci sta vicina, che ci aiuta, ringraziare a tutti voi che sosteneteci perché abbiamo bisogno del vostro sostenimento con le preghiere anzitutto e con l'aiuto semplice che ognuno di voi può dare attraverso la missione di Don Bosco.